Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Sono particolarmente felice di avere oggi con noi Joe Oft, Gateway Pandit. Ciao Joe. Nice to be here. Non Contento di essere qua. poteva mancare la splendida Paola Maldi, finalmente di nuovo con noi. Ciao Paola. Ben felice di ritrovarvi. Grazie per l'opportunità, come sempre. Ecco, volto noto e amato da chi segue Visione TV. Cominciamo subito con il sentire il commento di Joe rispetto alle elezioni di midterm. Ecco, nei fatti sembra che i repubblicani abbiano vinto, hanno obiettivamente vinto alla Camera. Al Senato la partita non è ancora chiusa, ma ci sono buone probabilità che i repubblicani riescano infine a controllare anche il Senato, però la narrazione dominante dice che in realtà Trump non ha vinto fino in fondo, anzi lo presentano come uno sconfitto, forse perché le aspettative della vigilia erano troppo alte. Let's talk about the election. It looks like Republicans have gained back the Congress. We still don't know what's going on with the Senate. However, the mainstream media here, they depict Trump as having lost, as being a loser. And perhaps because the expectations were very high and these expectations haven't been met yet. What's your take on it? Well, the same thing here. The media here is not reporting the truth. They report a narrative now. It's not. It's they're pushing stories that they want us to believe, not what's most accurate. So, in regards to that, President Trump supported and backed over 180 candidates. 174 of those candidates won on Tuesday. There were nine candidates that apparently lost, and there's still some more in the works. So I would consider that about a 95% win for his candidates. Very good. It's looking, as time goes by, you see the story that Trump lost is a narrative. It's a lie. The truth is, we've gained a number of individuals across the country at various levels. Allora, sì, anche qui la storia dei mass media è la stessa, cioè cercano di dipingere Trump come ha perso, ma in realtà la storia è sempre meno credibile perché di fatto sui 180 candidati appoggiati da Trump a oggi hanno praticamente vinto il 170. E dunque, di questi, dei rimanenti 9 sono ancora, diciamo, in discussione e poi c'è ancora qualcosa, qualche spoglio da fare e il 95% quindi praticamente dei candidati di Trump ha vinto, quindi questa storia che Trump ha perso, più passa il tempo, più passano le ore, più perde di credibilità. Joe, però diciamo, è indubbio il fatto che Biden sia uno dei presidenti insomma, più odiati di sempre, insomma, un indice di gradimento bassissimo, ma diciamo, obiettivamente insomma, forse ci si aspettava una vittoria più larga, più umiliante, più schiacciante. È possibile che ci siano stati anche in questa occasione dei brogli? Ecco, voi di Gateway Pundit avete accennato qualcosa? We know that Trump has been one of the most hated presidents by the mass media, of course, and maybe that they're really expecting even a stronger victory, even a stronger win. Do you think that there could have been some other mis sorry, I'm missing the word, misdoing with the election voting? Like, you know, we know that the Gateway Pundit has in fact covered that stories in the past. Yes, Fraud, some and electoral, new the electoral answer is fraud. absolutely yes. For example, in the House, it looked like the Republicans were going to pick up about 40 seats, and now it looks like it's closer to 20. Americans, when they voted on Tuesday, they were asked after they voted, what do you think about how things are going with this current with the country with Joe Biden? And 73% of the people that were polled said terrible. They just, the Biden administration's not liked, their policies are not liked, and no one's happy. 73% of people are not happy. So we know that, and the reason that we didn't have better results, in my opinion, is, and we're starting to see the evidence now
is because of voter issues, voter fraud. Sì, sicuramente c'è stato qualcosa di nuovo di imbrogli. Noi sappiamo che all'inizio degli spogli si pensava che i repubblicani avrebbero guadagnato al congresso 40 seggi, invece sembra che siano solo 20, ma martedì, quando le persone sono andate a votare, è stato fatto un sondaggio, è stato chiesto loro se erano contenti, cosa pensavano dell'amministrazione Biden, e il 73% dei votanti ha espresso malcontento sul Biden e sulla sua politica, e quindi sappiamo benissimo che ci sono stati ancora dei brogli una volta di più. Come finirà in Senato, Joe? What do you think? How is it going to end up with the Senate? It's a good question. We don't know. If we had free and fair elections, I believe the Senate would probably be 55 Republicans, GOP, to 45, but it looks like it's going to end up real close. We've got three Senate seats that are not yet determined. And in the Nevada, for the GOP, it's a former attorney general from Nevada who's running, and he's ahead, but they're, for some reason, they can't get their counting done. They hardly counted any ballots yesterday. Dunque, se lo spoglio elettorale fosse corretto, se le elezioni fossero state corrette, probabilmente noi anche al Senato avremmo vinto, avremo 56 posti, GOP è la sigla dei repubblicani, e contro 45 per i Dem. Ma di fatto ci sono tre seggi senatoriali che non sono stati attribuiti. Inoltre c'è il candidato repubblicano nel Nevada, che è un procuratore generale, che dovrebbe essere eletto, però non è chiaro. Quindi, insomma, è possibile che finisca in pareggio? So is it possible that it's going to be even 50-50? It could even be well, there's three open seats and the Republicans are ahead right now 49 to 48. So it could be 52 to 48 if they win all three. It mm-hmm. could be the opposite. It could be 52-48 for the Dems. It depends how much stealing they're going to do. And the other two races that are important are in Georgia, where you have a Republican, basically hero, football hero, running, a good friend of President Trump's, Herschel Walker. And then the other race, the third race is still working on, is also, and I need to remember where that was at, but that race as well, it's coming down to the wire. I can tell you who that is right now. The third race that's still open is in, Arizona, where there's a Trump candidate that the people say is going to win this thing. But for some reason, they stopped counting. They had a lot of issues with Arizona. So the three could go red. We know that there's been just a lot of fraud, and I can explain that in a moment. Sì, di nuovo ribadisce delle frodi, sono state molte frodi, dunque al momento non è chiaro se sarà 50-50, diciamo sarà metà, al momento dovrebbe essere favoriti i repubblicani, con al momento 48-49 seggi più questi tre seggi che devono ancora essere allocated, dati a, quindi arriveremo sui 52, però potrebbe essere anche il contrario, potrebbe essere quindi che i Dem superano il 50%. Al momento in Georgia c'è un repubblicano che è un grande amico di Trump, un ex campione di football, George Walker, dovrebbe essere lui il vincitore. Poi in Arizona c'è stato un grosso problema, hanno fermato i conteggi proprio del tutto, e ci sono sicuramente ci sono delle frodi lì in Arizona, e anche lì il candidato di Trump dovrebbe vincere, quindi ci sono state parecchie frodi di cui, se volete, poi possiamo parlare. C'è una guerra dentro il Partito Repubblicano, almeno così dicono. Il 15 novembre Trump dovrebbe annunciare al mondo la sua ricandidatura alle elezioni presidenziali del 2022, ma già il mainstream comincia a insinuare dubbi sull'opportunità che questo annuncio venga fatto. Secondo te Trump annuncerà effettivamente il 15 novembre la sua ricandidatura, e chi è che non vorrebbe rivederlo presidente dentro il Partito Repubblicano?
It looks like it's going to be a fight within the Republican. It looks like, in principle, 15th of November, Trump should re-announce his running for the 2024 election. But it looks also that mainstream are voicing that someone within the Republican Party is trying to oppose the recandidature of Trump. Who within the Republican Party, who is really opposing Trump to candidate again for the presidency of 2024? Well, it's the same people that have been against Trump since 2016. Mm. And so just yesterday, and I see again today, there's articles coming out of the far left news media, again, this corrupt media that we have, and from such sources as this morning Time magazine, yesterday Financial News, yesterday we had The Atlantic. We had four or five publications in the U.S. that far left that were pushing for Ron DeSantis, the governor of Florida. And in addition to that, you've got these elites in the Republican Party that are pushing for Ron DeSantis. So I wrote about this last night, and my position is for Ron DeSantis, if he really wants to be a force in the country, in the Republican Party, he cannot align with the far left and these elites in the Republican Party, because that will push him away from President Trump's base or following, which is the largest base or following ever in the United States. So. Le stesse persone che si opponevano alla vittoria di Trump nel 2016. Si tratta di fatto di una elite nel Partito Repubblicano, ma anche naturalmente della stampa, particolarmente della stampa, diciamo, dell'estrema sinistra, come il Time, come il Financial, e poi si è interrotta un pochino, l'Atlantic, e ci sono sostanzialmente 4-5 pubblicazioni di estrema sinistra che appoggiano la candidatura di Ron DeSantis, e anche nel Partito Repubblicano c'è un'elite che appoggia Ron DeSantis. Io ho scritto su questo proprio ieri sera, ho pubblicato un articolo, e io dico che se DeSantis veramente vuole essere il candidato, deve allontanarsi da queste forze, deve avvicinarsi a Trump, non può presentarsi come candidato per le prossime elezioni ed essere appoggiato dall'estrema sinistra e da queste elite repubblicane. Ricordiamoci che Trump ha il sostegno popolare che nessun presidente ha mai avuto, cioè lui gode di un sostegno popolare fortissimo. È reale o mediatica la contrapposizione tra Donald Trump e Ron DeSantis, governatore rieletto a furor di popolo della Florida? DeSantis has been re-elected with a vast majority as a governor. And so do you think that the opposition, the divide between Trump and DeSantis, is it a real divide, or is it really made up by the mainstream media? Do you think it's theater, or is there some divide really between the two candidates? Well, I think most Americans or Republicans agree that Ron DeSantis has done a great job as governor. And so we agree with that. But I agree that right now the people that are backing DeSantis are people that their real goal is they don't want Trump. And this has been the same story for 6 years. The same elites in the Republican Party. It's the Bush family. It's the McCain family. It's the Mitt Romney family. It's these old families that have led the Republican Party. They hate Donald Trump, and because he has, but Americans are behind Donald Trump because he's the one guy that's been able to stand up for Americans. And so, so it's the same people, and yes, they want to, and they don't care about Ron DeSantis. They just don't want Trump. Sì, dunque bisogna dire che Ron DeSantis ha fatto un grandissimo lavoro come governatore della Florida, però di fatto la sua ricandidatura e chi lo appoggia è soltanto fatta in vista di anti-Trump, cioè lui
sostanzialmente è appoggiato dalle grandi, dalle vecchie famiglie del Partito Repubblicano, dai Bush, dai McCain, dai McRondy. Ci sono le vecchie famiglie che hanno, che erano prima, che avevano prima la leadership del Partito Repubblicano, ma adesso e che sostanzialmente odiano Trump, l'hanno sempre odiato, e che però adesso Trump invece, avendo un grande successo all'interno del partito, perché Trump è stato il grande candidato che ha, scusate, il grande presidente che ha curato gli interessi degli Stati Uniti, è per questo che è fortemente osteggiato all'interno del partito stesso. Senti, Gio, cosa succederà adesso secondo te? Biden continuerà come se nulla fosse, continuando a dire che il risultato per lui è buono? Do you think that Biden will go on business as usual, will keep claiming that results have been good? What do you think his position will be? Yeah, I mean, the guy has been saying the economy is good. He's been saying, if, you know, the foreign policy is good. So he probably will. The guy lives in another, you know, universe. And the facts are that the Senate may be lost to the Republicans. Very, and it should if we had free and fair elections. The House almost certainly will land in for the Republicans. And so that's going to stop Biden right now. So fortunately, a lot of the stuff that they've tried to push through in the first 2 years won't even get started now with the GOP running the House. But it's not over, and these people are doing all they can to steal this race, and they've been doing it for some time. But right now, it looks bad for Biden. Sì, Ben Biden continuerà a dire quello che ha sempre detto. Lui vive in un altro mondo, lui dice che l'economia va bene, che la politica estera va bene, e molto probabilmente se il Senato sarà, se le cose fossero corrette, se gli spogli fossero corretti, il Senato deve essere repubblicano, così come il Congresso. Se questo è, sicuramente i piani che avevano messo a punto l'amministrazione Biden nei primi 2 anni verranno fermati, subiranno un arresto, non potranno andare avanti come prima. Se questo succederà, se appunto gli spogli saranno corretti. Quindi tu dai per scontato che il 15 l'annuncio di Trump della sua ricandidatura ci sarà? So you really think that Trump definitely will announce his candidature for 2024? Yeah, I think so. I think next week. I think it's Wednesday. He said the 15th, I believe. And so, and it was very smart for Trump to do that, because the Biden administration is trying to arrest Trump, just like a good communist regime would do, to arrest their political opponent on frivolous, non-existent, you know, charges. And by Trump announcing that he's going to make an announcement Wednesday, it's going to really make the Biden administration look horrible if they arrest the number one candidate and opponent against the Biden regime. They're going to look like what they are, which is communist. Sì, io penso proprio di sì, che l'annuncio ci sarà appunto il 15, e siccome questo è una mossa molto furba che fa Trump, perché Biden ha parlato di arrestare Trump con delle scuse assolutamente frivole, alla regime comunista, che tu fai fuori persone, gli oppositori. Allora, se mercoledì Trump annuncia la sua candidatura, a questo punto per Biden diventa molto complesso arrestarlo, perché farebbe proprio la figura di essere quello che è, di essere una marionetta del regime comunista, di fare come fanno quelli del regime comunista, che mettono in prigione, mettono fuori dalla piazza pubblica gli oppositori scomodi. Senti, Gio, come cambia la situazione della guerra in Russia e in Ucraina dopo il voto di midterm? Is this vote going to have any effect on the current asset of the war in Ukraine? In Russia, Ukraine, how is this vote going to affect that? What might happen, and the problem is, in the House of Representatives with the Republican Party, with Trump's party, is that there's a lot of people that are part of that old legacy group that doesn't necessarily like Trump. And that same group is the one that will vote to give money to Ukraine. Now, with the new GOP,
they may not be able to give more money to Ukraine, which is what Biden's done. He's given billions and billions of dollars to Ukraine. And by the way, Paola, we don't know where that money went. Nobody knows. And so it could be very well in Biden's back pocket for all we know. Dunque, con la nuova elezione, se in effetti i nuovi candidati repubblicani prenderanno seggio nella Casa dei Rappresentanti, è molto possibile che i finanziamenti all'Ucraina verranno fermati, perché al momento sono sempre le stesse famiglie, le vecchie famiglie repubblicane che sono favorevoli al finanziamento della guerra agli ucraini. Allora, bisogna dire poi che la stessa amministrazione Trump ha dato tantissimi soldi, miliardi ha dato all'Ucraina. Allora diciamocelo chiaramente, dove sono finiti questi soldi nessuno lo sa, non lo sappiamo dove sono finiti, molto probabilmente, cioè, è possibile che siano tornati indietro nelle tasche di Biden, per quanto ne sappiamo potremmo anche fare un'affermazione del genere. Quindi ci aspettiamo che con il nuovo assetto della Casa dei Rappresentanti, del Congresso, scusate, ci sarà un freno sicuramente al finanziamento degli ucraini. Dell'Ucraina. Senti, Gio, adesso entra, già abbiamo 2 anni diciamo di lunga campagna elettorale, il mondo vive una serie di tensioni anche in Italia diciamo non si capisce bene quale sarà la rotta di questo nuovo governo. Abbiamo notato il silenzio di Trump, che non ha detto una parola dopo l'elezione di Giorgia Meloni. In realtà diciamo questo governo di centrodestra, di destra italiano, non si può dire un governo filo trampiano, cioè che tu sappia il governo in carica adesso in Italia è apprezzato da Donald Trump, o quel silenzio invece è significativo del fatto che sono mondi lontani? Now we're going towards 2 years of intense election campaign, of course, towards 2024. And we had an election campaign in Italy, and you know that we had a so-called center-right government. However, it stands out that Trump has never really mentioned this government. We can't really see this government as being philo or pro-Trump. That's what it looks to us. And what about from your perspective? Do you think is it fair to say that Trump doesn't really regard this as a government of the right and supporting Trump? What is your view on that? A good question. I don't know why Trump wouldn't say nice things about Italy or their race there. It could be that there are laws in the United States that suggest that you cannot get involved with other countries, and if you do, it could break this what's called the Logan Act, which is something that was put in place like 200 years ago. So that might be his concern, because what we're dealing with now with the Biden Justice Department is they will indict him on anything, and this has been going on since Obama, in order to try to stop him and use the justice system to do that. So there's probably some concerns on his part to be too outspoken about foreign operations other than the actions by Biden. Io non vedo perché Trump non avrebbe dovuto avere delle parole di cortesia, diciamo, verso il nuovo governo. È possibile che ci sia che Trump stia facendo attenzione a come parla, per così dire, perché c'è una vecchissima legge, la Logan Act, che dice che gli Stati Uniti non devono mescolarsi, coinvolgersi, mettere il naso, diciamo, negli affari governativi dei paesi stranieri. Allora, siccome in questo momento Trump è sotto le luci, diciamo, sotto i fari, e siccome purtroppo il Dipartimento di Giustizia è spesso negli Stati Uniti ha mostrato la corruzione, penso che Trump stia facendo molta attenzione, si stia trattenendo, stia facendo attenzione a non dare nessuna ragione né a Biden né appunto al Dipartimento di Giustizia che lo incolpassero di forme di ingerenza, di interferenza negli affari dei paesi stranieri. Trump può fare commenti sulla politica estera di Biden. Ecco, però ogni tanto saluta Giuseppe Conte, che chiama
simpaticamente Giuseppi con la I, sembra lui, diciamo, l'uomo che almeno sul piano personale sta più simpatico a Trump, lo cita, lo ricorda, ogni, anche se fa parte del campo di sinistra progressista, insomma, che forse voi dall'America chiamereste comunisti. Ecco, è strano questo rapporto così di affetto tra i due. Okay, we hear what you say. However, we do remember that Trump has more than once mentioned Conte, and in affectionately he called him Giuseppe. And you know, in Italian, it should be spelled Giuseppe. So ever since, we have a joke about Trump calling Conte Giuseppe instead of Giuseppe. So the fact that he has a sort of familiar interaction with Conte, in spite of Conte being positioned in principle to the left, Conte should be regarded from a certain perspective as a communist, quote unquote. So what do you think about this apparent empathy, so to speak, or familiarity that Trump seemed, or yes, that Trump seems to have shown towards Giuseppe versus the silence that he has exhibited towards Meloni? Yeah, good question. I guess I really don't know, and I think I it's probably the answer. I don't know. President Trump was so dependent on those around him to basically give him good information. And I've talked to somebody recently in the Trump campaign, and there he had some bad advisors at times when he was in the White House. He even brought in, and some of these advisors were Republicans. But again, they were part of this establishment that didn't like him. And as he tried to bring them in to make them part of this, his entire, administration to bring the party together, but these people didn't want to. They wanted to hurt him. So it's likely that the information he received on Conti was not accurate. And he's, he doesn't know everything. You know what I mean? And he's trying to build relationships as well. But as you know, if he really doesn't like somebody, he'll let the whole world know. Yes. Scusate, no, voglio essere sicuro di non dimenticarmi l'ultima cosa che ha detto. Trump di fatto cerca sempre di costruire delle relazioni, delle buone relazioni con i leaders del mondo. E sappiamo bene che se però, tuttavia, se c'è qualcuno che lui non ama, questo lo si viene a sapere subito, lui non sta zitto, ha una grande bocca, dicono in inglese. Allora, per tornare alla domanda, io veramente non so rispondere con esattezza. Quello che posso dire è che Trump era molto dipendente da suggerimenti, consigli che gli venivano dati appunto dai suoi consiglieri, da lui stesso nominati, del Partito Repubblicano. Però una parte di questi consiglieri facevano parte, chiamiamola, della vecchia scuola, di quelle famiglie, di quelle elite che di fatto non amavano Trump. Lui li ha comunque chiamati nella Casa Bianca in un tentativo di creare una forma di integrazione, una sorta di riconciliazione all'interno del partito. Però di fatto queste persone non l'hanno mai amato, e quindi è molto probabile, per esempio, che su Conte non gli abbiano dato le informazioni corrette. Quindi lui non sa, lui non Non è che lui di per sé sa tutto, lui deve comunque far affidamento su appunto altre fonti di informazioni, e quindi poi termina con quello che ho detto prima. Ecco. È possibile che tutto sommato Trump non abbia mai avuto voglia, non abbia voglia di creare una base fuori dagli Stati Uniti d'America, cioè che il suo obiettivo non sia quello di portare il trumpismo in giro per il mondo? Is it possible that at the end of the day, Trump doesn't really want to export his own movement outside the United States? He doesn't really want to see Trumpism as becoming an international movement. Is it possible that he's more focused on his own internal domestic affair situation? I don't think so. I think the guy would be very happy to see the whole world, more prosperous, more free, more safe, and less, socialism, less communism, and less China. I think he'd be very happy with that, so. Non penso questo, io penso che lui sarebbe felice di vedere che il mondo sia più prosperoso, più libero, che ci sia meno comunismo, che ci sia meno socialismo, che ci sia quindi meno Cina, meno presenza della Cina. Non penso questo, quindi. Ecco, c'è in Italia una figura che va in giro un po' dicendo che sta preparando un movimento trampiano e avevano invitato pure me ad un incontro, poi sono andato via subito, mi aveva invitato Nunzia Schirilò, si chiama Carlo Goria. Ecco, tu sai chi è questo Carlo Goria? Lo conosci?
There is a person in Italy, it's called Carlo Goria, and he claims that he wants to form in Italy a Trumpian movement. I have also been invited to this movement by a certain Skilly Rob, but I really left very quickly. Have you heard anything about in it, about Italy being someone this Carlo Goria wanted to form such a movement? Have you heard anything about it? I'm sorry, no, I have not. Oh, sorry. Was that clear? Did I say that clearly? Did you hear me? Ah, okay, sorry. No, dice, gli dispiace, ma non ha, non sa niente di questo. Insomma, evidentemente allora, insomma, è una cosa. Ecco, non è una cosa di rilevanza così internazionale, diciamo così. He's going to be sarcastic. He says, well, he means that it really doesn't have such an importance, such an international relevance, if you don't know anything about it. No, dico, se fosse una cosa, diciamo, di livello mondiale, penso, Joe lo saprebbe, ecco, diciamo. No, if it were a really international affair, you would know about it. If you don't, it means it's something very modest. Yeah, well, thanks. And I think, you know, we can't trust everybody, and that's our problem. And so when somebody, even with good intentions, tries to start something, there's a hesitation there until we can build that trust. Dice, il fatto è questo, che noi non possiamo fidarci di tutti, dobbiamo fare attenzione, e se c'è qualcuno nel mondo che sembra animato da buone intenzioni, noi possiamo anche dobbiamo osservarlo prima di veramente fidarci di lui. Quindi ecco, dobbiamo... questo mi pare un buon consiglio che sottoscrivo. Andiamo verso la conclusione di questa intervista e divertiamoci un po' con la storia di Nancy Pelosi. Allora, i giornali italiani hanno detto che Elon Musk ha rilanciato una fake news sul marito di Nancy Pelosi, che è stato aggredito. Invece si sono fatte ipotesi diverse che non rispondono alla verità. Ecco, qual è invece il dato di fatto? Cioè, tu, da cronista di razza, come hai ricostruito i fatti di questa storiaccia? Elon Musk at some point launched this news that the Pelosi husband has been attacked in his own house, and then it looks like this is a fake news. I mean, you know, given the experience you have with as a journalist, what do you think? What has been going on there? Okay, we've done a lot of research and analysis of what happened with Paul Pelosi late at night a couple of weeks ago on a Friday morning. And the narrative the media wants to share is that someone broke into his house, attacked him, and went to Paul Pelosi went to the hospital. And the person who broke in was a Trump supporter, right? Now, allora, thank you. Dunque, la storia è che la storia vuole che Pelosi è stato attaccato la notte di tra giovedì e venerdì. Ma di fatto, quindi la storia vuole che questa persona è entrata in casa e il povero Pelosi è finito in ospedale. E poi inoltre si parla di questa persona che ha attaccato Pelosi come essere un sostenitore di Trump. Okay. Ma dico, cosa c'è che non torna? No, si è fermato per permettermi di tradurre. Prego. Sorry, yes. The truth is that no one could get even 100, you know, meters within the Pelosi home without being noticed, identified, and stopped. And so the story that this man broke into the house when the glass was on the outside of the house, when he broke the window, if you broke a window, it'd be on the inside of the house. But this guy is somehow that he hits the glass and it ends up on the outside of the house. The fact that this guy is a nudist and his wife's a massive Democrat progressive, and these websites they attributed to him, there's many issues with those, as if they were just created to build this narrative that he's a Trump supporter. But the biggest thing is the videos. We have not received the videotape from either the police or from the Pelosi home that validates what they're saying. And I'll tell you this, an exclusive. I have heard from very reliable information that the story that the Pelosis are sharing is false. It's not true.
This guy did this. The video will not support what they're trying to say. Allora, intanto questa storia di questa persona che ha fatto irruzione nella casa non sembra essere molto plausibile, perché prima di tutto è molto difficile avvicinarsi alla casa della famiglia Pelosi. Se cerchi di avvicinarti sei identificato, sei intercettato e sei cacciato. Inoltre questi famosi vetri di questa finestra rotta sono stati trovati fuori dalla casa, non dentro la casa. E poi sembra che lui è noto come essere un appartenere al gruppo, gruppi di nudisti, e la moglie invece sembra essere una democratica forte e una convinta Dem. E poi sembra che questi website dove lui appare come un sostenitore di Trump siano stati di fatto creati un po' all'ultimo momento. Inoltre, la cosa più importante è che il video che mostrerebbe questa irruzione alla casa dei Pelosi non è disponibile, non è mai stato reso disponibile né dalla polizia né da altre forze. Ed infine vi dico, da altre organismi, scusate, ed infine vi dico una novità, insomma, in anteprima, la svelo a voi, e io ho avuto da fonti molto molto affidabili la conferma che questa storia di Pelosi, dell'irruzione alla casa di Pelosi, è falsa. Questa è un'esclusiva. Ecco, ci puoi dare qualche... Ha detto che vuole dire un'altra cosa. Scusa, ha detto che vuole dire un'altra cosa. Yes, of course. The story, the evidence better supports the story that Paul Pelosi invited this man into his house. This man has been known in gay circles, and it was something went wrong, and Paul Pelosi contacted 911. So that's... And that's what Elon Musk released in his tweet. Allora, ok, aggiungo questo, che sembra che la storia sia così, che Paul Pelosi abbia invitato questo uomo a entrare in casa. Questo uomo ha probabilmente delle simpatie gay, e che le cose non siano andate molto bene, quindi abbiano eventualmente litigato, e poi quindi Paul Pelosi ha chiamato l'ambulanza. Questa è la storia che Musk ha rilasciato sul suo tweet. Twitter. Bene, ma secondo te torneranno altri, insomma, è finita qui la storia o verranno fuori altri elementi secondo te? Do you think this is the whole story, or there will be other things that will pop up? Oh, there may be other things, but the really, like I said earlier, the real evidence is in the video. They're not releasing it. They're not letting us talk to Mr. DePapi, who was the man that was at the house, and Mr. DePapi himself was injured that night. So we don't know even what his injuries are. So that guy, you know, if we could talk to him or see the video, I think we'd probably have a different story. Non lo so, può darsi che qualche altra cosa emergerà. Sa di fatto però che il video non è disponibile, nessuno lo può vedere, nessuno può parlare con questo DePapi, che tra l'altro è stato lo stesso ferito. Quindi può darsi che se qualcuno di noi riuscisse a parlare con lui, riusciremmo a capirne qualcosa di più. Ecco, magari in prospettiva ci farei avere nuove notizie su questa storia, diciamo, non proprio edificante. Grazie a Joft per essere stato con noi. Maybe one day you'll update on this not very on this story that is really not much to be proud of. Thank you so much for being with us. No. Thank you. Yeah. Okay. Ecco, Joe, è sempre un grande piacere averti qui con noi. Eh? It's always a great pleasure to have you with us. Same here. La prossima same volta here. Mi troverai ancora peggio, invecchiato ancora più rapidamente. No, next time you'll find me even older. No, no, non è vero questo. No, non è vero. No, è proprio. Sì, no. Oppure con i capelli rasta. Vabbè, ok. Oppure maybe with some more hair or whatever. No, no, it's ok. Ok, grazie ancora, no, Geoff, e grazie a Paola Mali. Grazie, un piacere come sempre, una gioia. Grazie, grazie. Grazie a te, Paola. Ecco, eri mancata pure tu, non solo a me, ma anche al nostro pubblico. Ti mando un grande saluto. Ti ringrazio come sempre per la tua professionalità e disponibilità.
Grazie a voi come sempre dell'opportunità e della tolleranza. Grazie ancora, cari amici di Visione TV. Come sapete, noi lavoriamo soltanto grazie al vostro sostegno economico. Potete aiutarci donando i numeri che la regia sta mandando in sovrimpressione. Abbiamo bisogno di voi per strutturare una programmazione sempre più forte, sempre più ricca. Avete visto che adesso ogni giorno stiamo mettendo in piedi un documentario a cura di Lilli Gori, di Francesco Capo, sempre sul punto, molto interessante, molto preciso. Cercheremo sempre di fare il meglio per accontentare, diciamo, un pubblico esigente e molto preparato, come quello che segue Visione TV. Potete aiutarci con bonifico con PayPal, andare sul nostro sito www.visionetv.it e concederci un sostegno mensile fisso. Grazie ancora, una buona giornata.